Fabrizio Zagni, sono un apicoltore e tecnico apistico dell'Associazione Api Liguria. Qua ci troviamo in Varroia, che sarebbe la valle di confine tra Italia e Francia nel ponente Ligure. Ma le api sono importanti perché, come si sa, ci danno l'impollinazione, l'80% di quello che mangiamo è basato sull'impollinazione, però non ci sono solo le api da miele, stiamo parlando di tutti gli insetti, c'è un declino enorme degli insetti a livello mondiale, europeo, e è veramente un disastro. Senza di loro chiaramente crollerebbero tutti i sistemi economici, industriali e sociali. Oggi dobbiamo tutelare le api da vari nemici che sono per lo più problemi indotti dall'uomo. I primi sono i pesticidi utilizzati in agricoltura, poi ci sono le monoculture, quindi dei campi sterminati di una coltura che quando viene levata gli insetti non trovano più nessun nutrimento. Poi ci sono gli insetti invasivi come la vespa velutina, però tutti questi problemi si sommano al problema più grosso che è il cambio climatico. Quindi quest'anno non abbiamo mai visto una cosa del genere, in 20 anni non ho mai visto una cosa del genere, cioè i fiori, ci sono le piante rigogliose, l'umidità, la temperatura giusta in questo momento, prima no. Comunque sono in stress e non danno nessun nettare, i fiori sono asciutti, quindi gli insetti vanno sui fiori, non trovano nulla. E è una crisi incredibile, assurda, non riusciamo neanche a capire cosa sta succedendo. È un'ape mellifera, un'ape nera, l'ape nera del ponente Ligure. È un'ape molto tosta, molto adeguata a questo ambiente estremo di mare, montagna, neve, sole. E ha un carattere molto, molto ligure anche lei, quindi sa farsi rispettare, sa essere scontrosa, ma anche molto generosa, quindi non la cambierei. Ecco. Il presidio nasce al termine di un percorso che è durato almeno 10 anni e grazie al presidio sicuramente tanti apicoltori capiranno il valore di allevare questa ape nera e mantenerla, perché la natura ce l'ha data così e non la vogliamo chiaramente modificare noi. Grazie alla campagna Be Strong, Slow Food ha potuto realizzare questo presidio che si basa appunto su dati scientifici e speriamo che sia l'inizio di una lunga strada. Dovremmo non più parlare di miele, dovremmo parlare dei mieli, perché ogni ambiente, ogni zona ha il suo miele, ogni fioritura, ogni pianta produce un tipo di miele. Quindi ogni barattolo di miele rappresenta l'essenza di un territorio e noi, se riusciamo a valorizzare quello, valorizziamo veramente l'apicoltura.